E cominceremo la prossima settimana con il programma organizzato con la collaborazione di Elisabetta Saura, che si riferirà agli aspetti personali e ci darà una prima risposta su che cosa possiamo personalmente fare per cercare di aiutare la salvezza dell'ambiente, ed è quello di non mangiare animali e poi trattare bene se stessi e trattare bene l'ambiente che ci circonda. Oggi concludiamo invece con un aspetto un po' scientifico, un po' filosofico, un po' giuridico, che ci tratterà il nostro amico Roberto Caracci, che conosciamo da tanti anni e ci segue, la seconda conferenza che ci dedica quest'anno, sempre bravissimo, puntuale, nei vari settori che tratta, e che come sapete è il creatore del Salotto Caracci, dove tutti i martedì, credo, no? Ogni due martedì viene tenuta una riunione a casa sua, un ambiente affascinante, secondo me molto bello, dove vengono commentate delle poesie, nuove pubblicazioni, nuovi autori. Roberto è un grande critico letterario, oltre ad essere, ci ha fatto anche delle conferenze in materia di psicoanalisi, di filosofia, e oggi ci parla anche dell'ambiente. Lasciamo la parola a lui e dopo la fine chi vuole può lasciare a lui la sua email per essere informato sui programmi del Salotto Caracci. Intanto ringrazio Pietro Tamburrino, anche perché è sempre un piacere stare tra voi, questo pubblico molto attento, molto serio, anche più ordinato rispetto a quello del mio salotto, che è un salotto non soltanto letterario ma anche filosofico e psicanalitico, anzi è partito come salotto, diciamo, poetico letterario, poi si è allargato ai narratori, io sono anche un narratore, insomma. E non sono un poeta, sono un saggista della poesia, tanto per dire di me. Poi sono appassionato di filosofia, psicanalisi e tutto il resto, antropologia eccetera, ecco, però la mia produzione è saggistica e narrativa sostanzialmente. Allora, perché Jonas? Pietro appunto mi ha chiesto di, diciamo, individuare un nesso, un rapporto che passi tra pensiero filosofico e diciamo, ecologia, ambiente. Nel 1979, appunto in Germania, usciva questo libro che si intitola Il principio responsabilità. Sì, ahimè sono passati 34-35 anni, è stato però tradotto in Italia abbastanza dopo, quindi è stato creato in Italia negli anni 90, per cui in effetti figura ancora come un libro abbastanza recente, di filosofia, diciamo, dell'ambiente, anzi di etica ambientalista, no? Quando si parla di ecologia, di appunto ambiente, secondo Jonas occorre anche avere non soltanto un nuovo modo di appunto approcciarsi insomma all'ambiente che muta, ma anche una nuova etica. Secondo lui le etiche, tutte le morali, le etiche del passato sono insufficienti per fare da fondamento rispetto appunto alle nuove innovazioni della tecnica, della scienza e alle trasformazioni, alle minacce dell'ambiente. Praticamente non basta Kant, e non bastano neanche i neocantiani, non bastano neanche tutti quelli che parlano di una morale universale o di valori così in astratto, non basta neanche Nietzsche con il suo ribaltamento della tavola dei valori. Quale etica può essere appunto alla base di questa nostra civiltà in cui dal punto di vista ecologico e ambientale il mondo è minacciato? E da chi? Dalla specie animale più intelligente. La specie animale più intelligente si comporta nella maniera meno intelligente rispetto all'ambiente, lo sanno tutti, c'è anche Galimberti, e quindi i veri minacciatori dell'ambiente, di questo mondo, di questa terra, del pianeta in cui abitiamo, siamo proprio noi. Allora, quale morale, quale etica propone Jonas? Quel libro è questo, un libro tra l'altro sono 350 pagine, abbastanza denso devo dire, questo filosofo tedesco ebreo, che tra l'altro dovete andare via proprio durante gli anni del nazismo, e appunto andò in Inghilterra, andò in America ha avuto abbastanza successo e vedremo anche perché, tra gli ambientalisti americani, e a Gerusalemme appunto,
appunto andò ad insegnare, e questo libro fece molto molto scalpore. Vi dico subito che il titolo di questo libro, Il principio di responsabilità, è il titolo, è una risposta. È una risposta al principio speranza di Ernest Bloch, un libro favoloso, 800 pagine, un monumento della filosofia, Il principio speranza di Ernest Bloch, un mattone così, però molto 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 bello, ed era quello scritto tra il 53 e il 59. Nel 1959 uscì in Germania appunto il principio speranza di Bloch. Ora, sintetizzare prima di Jonas il pensiero di Bloch è piuttosto difficile, però ci provo, tanto per vedere che cosa lui risponde. Secondo Bloch, appunto, la base, semplifico moltissimo, la base dell'etica dell'uomo moderno è la speranza. Ma non appunto la speranza intesa in senso cristiano, cioè speranza in qualcosa di extramondano, di fuori dal mondo, di dopo il mondo, ma appunto speranza del futuro. Secondo Bloch, praticamente l'uomo, se non spera, muore. E lo sperare non è appunto qualcosa che viene dopo il presente, è già nel presente. La filosofia del non ancora, all'incirca è così. Cioè nel mio presente, il mio telos è già in qualche modo presente in me, il mio fine, lo scopo, la direzione in cui devo andare. Ma questo è dettato emotivamente, psicologicamente, filosoficamente da quello che si chiama speranza. Il concetto di speranza è piuttosto ambiguo, perché uno dice spero e quindi non faccio nulla rispetto a ciò che spero, perché appunto lo spero. Ma il concetto invece di Bloch è un concetto abbastanza attivo di speranza. Speranza è fiducia, attesa, desiderio. Siamo animali desideranti. Nessun animale ha speranza, dice Bloch. Nelle specie umane un cane non spera, un gatto non spera. Noi siamo l'unico animale che spera. Ed è un libro molto 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 bello, naturalmente, e ha a che fare il libro di Ernest Bloch, Il principio speranza, con le grandi utopie. È stato preso anche da Jonas come un libro appunto utopico. Per me è dire che, poi appunto vedremo un po' questo match che passa fra il principio responsabilità di Jonas e il principio speranza di Bloch, appunto vedremo come Jonas forse è leggermente ingrato nei confronti di un concetto che è molto più largo rispetto di quello della speranza cristiana, e che ha a che fare proprio con la nostra predisposizione attiva nei confronti del futuro. A Jonas non piacciono le utopie, e quindi vede il principio speranza come un principio utopico, cioè fuori dal mondo, fuori dal luogo, fuori da ogni luogo. Tra l'altro Bloch era appunto un marxista, e qui Jonas usa appunto gli strumenti della critica anti-utopica, ma anti-utopia marxista. Per Jonas anche Marx era un utopista. E qui ci scateniamo, perché se quella di Marx è un'utopia, allora c'è qualcuno di voi che non sarà d'accordo, attualmente già con questa definizione, che comunque andrebbe argomentata. Cioè, secondo Jonas c'è utopia ogni volta che si attende qualcosa dal futuro, come se questo qualcosa comunque verrà, come il Messia, si parla di messianismo, quindi qualcosa verrà, mentre invece per Jonas non viene nulla dal futuro, viene qualcosa soltanto dall'atteggiamento del presente. Siamo di fronte cioè a due atteggiamenti contrapposti, che possono essere anche atteggiamenti psicologici o temperamentali, il temperamento dei filosofi. Allora, da una parte un temperamento è una predisposizione utopica, il che vuol dire tutta lanciata verso appunto un futuro che comunque nolente o volente ci riguarderà, a prescindere dalla nostra prassi. Dall'altra invece una concezione come quella di Jonas, con i piedi per terra, della responsabilità e non della speranza, che parla del futuro soltanto come un futuro preparato, dettato e costruito nel presente. Quindi potremmo appunto parlare di idealismo filosofico da un lato, anche se Bloch non sarebbe d'accordo, l'idealismo della speranza, comunque il mondo sarà migliore, e di un realismo non pessimistico, perché anche il pessimista guarda al futuro prima di guardare al presente, ma di un realismo disincantato, per cui di fronte per esempio ai pericoli del mondo noi non possiamo sperare, non c'è più permesso di sperare in questo mondo.
un disperato parte dalla scrematura, potremmo dire, della disperazione, perché la speranza altrimenti si sovrappone alla disperazione. Abbiamo dalla parte un uomo mortale che sta sulla terra, come in molte religioni, l'uomo mortale che è al di qua, è nella valle di lacrime, no? Potremmo dire, è nella disperazione. Dall'altra abbiamo appunto l'uomo del futuro, l'uomo che verrà, quindi l'uomo messianico. Jonas non è d'accordo su questa scissione. L'uomo è questo, non è l'uomo della speranza, è l'uomo dell'ic et nunc. Tra l'altro volevo dire che questo concetto di speranza, che a alcuni piace, ad altri no, a uno dei più grandi pensatori della storia, a Spinoza, non piaceva. Spinoza non piaceva, ma proprio per lo stesso appunto ragionamento, perché o la speranza è fondata nella prassi del presente, o è appunto soltanto un modello che io sovrappongo al presente che mi consente di starmene comunque con le braccia conserte e sperare. Poi appunto il rapporto tra speranza e fede potrebbe essere naturalmente discusso, perché per me la fede è un po' più attiva della speranza astratta, la fede. Ancora più attiva della fede è quella cosa che si chiama fiducia. Ad esempio, la fiducia nel futuro, dal punto di vista emotivo e psicologico, senz'altro appunto aiuta. La speranza detta così, non nel senso di Bloch, effettivamente in questo ha un po' ragione Jonas. La speranza è vagamente astratta, cioè molto spesso si concilia con la conservazione. Io intanto conservo questa vita e spero in qualche altra vita migliore. Detto così, sembra strano che Bloch poi accusi anche Marx, Jonas accusi anche Marx di essere un appunto utopista della speranza, no, del comunismo. Comunismo come speranza, lo Stato comunista come appunto Stato in cui nel momento stesso in cui Marx, appunto, ricordate, proprio contro gli utopisti socialisti ce l'aveva, proprio contro quelli che appunto ipotizzavano uno Stato ideale da raggiungere chissà quanto. Marx, da questo punto di vista, non merita il rimprovero di essere un utopista, dice Bloch, e forse dico anche un po' io, perché comunque, come voi sapete, la trasformazione del mondo, il rimettere l'uomo sui piedi anziché sulla testa, ecco, contro Hegel, era una cosa, insomma, importantissima. Marx, idealista o realista? Questa è una domanda che si pone del pensiero moderno. Marx, utopista, idealista, poi sono anche cose diverse, oppure appunto un filosofo del materialismo storico concreto. Quindi qui appunto parliamo di una risposta, responsabilità contro speranza. Responsabilità contro speranza. Che cosa è più importante per l'etica di oggi? Per un'etica che ha a che fare con gli sfascelli della tecnologia, gli sfascelli possibili della tecnologia. È più importante essere responsabili, Jonas, o è più importante sperare? Tenendo conto che il concetto di speranza si allarga al concetto di fiducia, di desiderio, di attesa, di un prospettare una cosa diversa rispetto a quello che c'è oggi. E veniamo praticamente a Jonas, a questo concetto che in effetti mi interessa, il concetto della responsabilità. Ecco, facciamo un ragionamento di tipo etimologico. A me piace, come letterato, piacciono le etimologie che spiegano a volte il concetto. Essere responsabili cosa vuol dire? Il verbo è rispondere, il verbo latino rispondere, quindi vuol dire che io, se sono responsabile, rispondo. Pensiamoci, ma se io rispondo, c'è qualcuno che mi ha fatto una domanda? O c'è qualcuno che chiede a me qualcosa? Io rispondo a qualcuno di qualcosa. Quindi il responsabile è colui che risponde a qualcuno di qualcosa. Chi potrebbe essere questo qualcuno? Beh, il qualcuno di solito è sempre un'altra persona, è sempre un'umanità, ha sempre a che fare con l'umano e non con la cosa. Io non rispondo del mio bere a questa bottiglia, cioè il chi è sempre appunto una persona, ma il ciò di cui sono responsabile può essere una cosa. Se voi mi date un pacco di gioielli da tenere per vostro zio, io ho in cura questo pacco di appunto gioielli, quindi colui di fronte a cui io sono responsabile è chi mi ha dato il pacco, ma l'oggetto di responsabilità, il di cui sono responsabile, di cosa, è appunto il
la scatola dei gioielli. Jonas comincia per fare un esempio di responsabilità biologica che tutti quanti noi conosciamo, anche chi non ha figli, sa che la responsabilità biologica, in questo caso non ce la siamo cercata noi, è quella nei confronti dei figli, che sono il futuro. Questa etica della responsabilità, la dimensione è quella del rapporto presente-futuro, ma non nel senso utopico di Bloch. In questo caso io devo rispondere a mio figlio, diceva Jonas, gli occhi del lattante. Gli occhi del lattante che guardano la madre o guardano il padre, soprattutto appunto la madre, sono un appello alla responsabilità. E non la responsabilità del lattante o del bambino, ma la responsabilità nostra nei confronti del lattante. In questo senso la responsabilità è una forma di cura. Cura, prendersi cura di. Il concetto di cura, tanto il concetto heideggeriano, cura del mondo, cura della cosa, ma cura anche di altre cose, come dice Jonas. Quindi la prima forma di responsabilità che ci fa capire cosa intende Jonas poi per responsabilità del mondo, dell'universo, della biosfera addirittura, è la responsabilità biologica del genitore. E tenete conto che questa responsabilità non è reversibile, cioè non è una corresponsabilità. Io non posso dire a mio figlio a 3 anni, guarda, io sono responsabile di te se tu sei responsabile di me. Al massimo posso dire, io sono responsabile di te se tu sei responsabile di te, ma non glielo posso dire neanche a 3 anni, forse lo dirò più avanti. È una responsabilità irreversibile, a senso unico. Questo tipo di responsabilità irreversibile, che rimanda a me, che ho tutto il potere di fare quello che voglio di mio figlio, e che a questo punto non lo esercito in senso negativo, non lo distruggo mio figlio come potrei farlo, ma lo curo, questo potere abbiamo detto che è un potere, che è una responsabilità non condivisa. Il bambino non può condividere, io non è un dot des, non è uno scambio. Questo è un tipo di responsabilità senza scambio. Uno potrebbe dire vuoto a perdere, no, vuoto a vincere, perché vinci se naturalmente la tua responsabilità è vissuta bene nei confronti del figlio. Ecco, anche in questo caso l'etimologia, diciamo, ci aiuta e confermata. Rispondere, appunto, rispondere vuol dire rispondere in questo caso a una domanda, ma una domanda di vita. Prima io ho detto che la responsabilità è una risposta, per esserci risposta c'è domanda, ma che cosa ci chiede il lattante? Ci ha fatto la domanda? Il mio figlio non mi chiede niente, ma te lo chiede qualcosa che passa attraverso tuo figlio, la natura, la vita, il rapporto, l'amore, qualcosa che prescinde da te e da tuo figlio, qualcosa che noi avvertiamo a prescindere da qualunque filosofia, a partire da qualunque ragionamento. Lo sguardo del lattante, dice appunto Jonas, ci chiede responsabilità, ci chiede cura, ci chiede di non lasciarlo cadere dalle braccia. Ricordate il famoso gioco che a volte si fa, il gioco della fiducia, no? Io mi lascio andare e c'è qualcuno che mi raccoglie, no? È un test sulla fiducia che tu hai nei confronti di chi ti raccoglie. Io neanche con mia madre lo fai, comunque c'è chi diffida di tutti e non si lascerebbe mai cadere sull'asfalto chiedendo a un altro di raccoglierlo. Ecco, il genitore è colui che raccoglie responsabilmente appunto le cose. Ora, questo tipo di responsabilità, numero uno, biologica, del genitore nei confronti del figlio, va rapportata, per esempio, all'altro tipo di responsabilità. E noi abitiamo in Italia e sappiamo che cos'è. Il deficit, no, di responsabilità di cui ci accusano gli altri popoli. Come si declina questo deficit? In forma civica. Siamo un paese considerato in gran parte irresponsabile dal punto di vista civico-civile. Sociale e politico. Ora, ecco, vedete come il concetto di responsabilità in questo caso passa dal biologico al politico. C'è chi parla nella filosofia contemporanea anche di biopolitica. Cioè la politica dovrebbe seguire i ritmi, no, del biologico. Quindi la responsabilità civile dovrebbe fare del cittadino nei confronti dello Stato qualcuno che si fida, per esempio, del padre, ma viceversa
lo Stato dovrebbe comportarsi come padre. E noi riconosciamo appunto alla patria la paternità, la chiamiamo patria, la chiamiamo con un termine familiare, tra l'altro anche al femminile. Allora, accade appunto in Italia che per esempio la responsabilità sul piano civile, sociale e politico sia carente, sia appunto carente. Ecco, e poi occorre vedere perché carente, da Leopardi fino alla mia amica De Monticelli, insomma, la filosofia, cioè, il pensiero italiano è cosciente di questo deficit di responsabilità. Chi dovrebbe rispondere a chi? Allora, nel rapporto Stato-cittadino, il cittadino dovrebbe rispondere dei suoi gesti, delle sue azioni, a chi? Si dice allo Stato, ma possiamo dire alla legge. Però c'è una parte dell'Italia, e anche da cui io vengo, scusate, non senza essere totalmente anti-meridionale, però c'è una parte dell'Italia, dove è venuta fuori anche una certa cultura, anche un po' appunto mafiosa, che è per una responsabilità irreversibile. Cioè, cosa vuol dire? No, scusate, è reversibile. Vuol dire che io non do nulla allo Stato, non sono responsabile nei confronti dello Stato, non mi curo dello Stato se lo Stato non mi dà la garanzia di curarsi di me, di essere responsabile di cosa. Ecco, questo ragionamento apparentemente giusto è pericolosissimo. È pericolosissimo perché tu applichi il concetto di reversibilità a qualcosa che naturalmente non, di cui non hai le prove, che potrebbe giustificare qualunque tuo gesto. Lo Stato. Avete mai sentito queste interviste, no? Dove tu appunto vai nei paesi, lo Stato. Non c'è lo Stato. Ma cos'è lo Stato? Lo Stato. A Napoli, lo Stato. Ecco, c'è questa diffidenza, perché si ritiene che il rapporto fra, naturalmente, cittadino e Stato sia un rapporto a due. E non un rapporto di delega e basta, cioè praticamente un rapporto in cui la corrispondenza è quella fra un cittadino e lo Stato, come tu fossi lo Stato, come se lo Stato fosse io e non fosse noi. Questa è la mancanza di senso civico, e sovrapporre l'egoismo, l'egotismo dell'io nel diritto, abbiamo esperti di diritto in aula, ecco, alla legge dello Stato. Quindi non parli con il noi, parli con l'io. Questo punto Jonas lo tocca, appunto lo tocca, quindi appunto ripetiamo, rapporto di responsabilità genitore-figlio, rapporto di responsabilità cittadino-stato. Chi è responsabile di chi in questo caso? È il cittadino che è responsabile delle sue azioni o lo Stato che è responsabile del cittadino? Il fatto è questo, che la responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, tu la puoi toccare con mano. Per esempio, se il cittadino ruba, prima o poi lo becchi. Se lo Stato ruba, non sempre lo becchi. Però bisognerebbe appunto almeno avere la fiducia nello Stato. Chiaro? Facciamo un passo appunto in avanti. Allora, il concetto di responsabilità è quindi fondamentale per un'etica. Jonas si riferisce per esempio polemicamente a Kant, no? Ricordate? Uno dei principi, delle massime dell'imperativo categorico kantiano, per esempio, agisci in modo tale che la massima che ispira la tua azione, diciamo, il criterio di ispirazione, possa far parte di una legislazione universale. Qualunque gesto io faccio, per esempio rapinare una banca, devo capire se praticamente questo gesto potrebbe far parte di una legislazione universale, in modo tale che io non venga più danneggiato da coloro che fanno la stessa cosa che faccio io. Per esempio rapinare una banca. Mi devo chiedere, se tutti rapinassero una banca, la mia vita come sarebbe? Quindi, secondo Kant, all'interno della logica della ragione pura, naturalmente bisognerebbe sempre fare le azioni come se le nostre azioni potessero essere fatte un po' da tutti gli altri, insomma, senza evangelicamente averne pagarne il prezzo. Agisci in modo tale che la tua azione segua un criterio o venga ispirata da una massima che possa far parte della legislazione universale, qualunque cosa io faccia. Ora, secondo Jonas, questa cosa non basta oggi, non basta, ma sapete anche perché? Perché io non lo so che cos'è la legislazione universale. Potrei anche pensare, scusate, al limite paradossalmente, che
quello di rapinare la banca, visto che sono povero, non ho soldi e la banca è fatta dei ricchi, sia qualcosa di illegittimo. Potrei anche pensare che razionalmente rapinare una banca sia un fatto. Che cosa mi impedisce? Allora, secondo Jonas, non mi impedisce di delinquere il fatto che, a parte il timore della pena, la coscienza della ragione. La ragione è qualcosa di molto astratto, una parola ormai abusata come la democrazia. Sono parole come la libertà, come i partiti della libertà. Sono parole che ormai praticamente hanno troppi significati per poter appunto essere usati un po' da tutti. Allora, io, secondo Kant, dovrei ispirare la mia azione a un criterio universale. No, non basta la ragione, occorre quella cosa che si chiama appunto la responsabilità. Che cos'è la responsabilità rispetto alla ragione astratta? Il fatto che se io agisco, devo agire non soltanto mosso da delle cause razionali, cioè io so che la mia azione è giusta, in base a criteri razionali che penso che siano condivisi da tutti, Kant, ma dovrei praticamente agire sulla base pratica, pragmatica, effettuale delle conseguenze del mio gesto. Sottolineato. Le conseguenze pratiche del mio gesto su me, su mio figlio, su voi, sul mio condominio, sul mio quartiere, sulla città, sullo Stato e sul mondo, per non dire sulla biosfera, decidono della bontà del mio gesto. Molto pragmatico questo, eh? Infatti, ecco perché dicevo che Jonas è stato molto apprezzato in America. Perché è un'etica delle conseguenze, non è un'etica delle cause. Un'etica delle conseguenze, appunto, effettuare. Allora, la tecnica ha dimostrato che noi oggi non siamo soltanto responsabili, siamo responsabilissimi. Qualunque cosa noi facciamo, siamo responsabilissimi nei confronti di ciò che si sta facendo della terra, del mondo, a partire dall'ambiente. E questo sarebbe naturalmente. Allora, noi non possiamo agire dicendo io agisco così perché eticamente è valido così. No, io agisco così tenendo conto anche, prospettando, prevedendo, previsione, gli effetti del mio gesto. Perché? Quali potrebbero essere appunto gli effetti? Beh, Jonas dice quello che sostanzialmente tutti quanti noi sappiamo. L'uomo, diciamo, della scienza e della tecnica ha avuto la sua fase prometeica. Ha rubato il fuoco agli dèi e praticamente ha cercato con Bacone, e non soltanto, di ipotizzare un dominio della terra scientifico. L'uomo è il padrone della terra, tra l'altro in termini, come dire, maschilisti, perché c'è sempre praticamente un uomo che domina, che possiede, sempre una terminologia un po' così, la terra è femmina, il padrone della terra è sempre un maschio. Comunque è praticamente l'uomo che domina la terra scientificamente, tecnologicamente, ed è il padrone della terra, può fare della terra quello che vuole. Allora, questo Prometeo, l'uomo prometeico, secondo Jonas è un Prometeo frustrato, che si è lasciato naturalmente divorare, assorbire, pilotare dalla stessa sua arma con la quale lui voleva sottomettere la terra scientificamente. In pratica, la scienza e la tecnica fanno dell'uomo una specie di pigmalione che ha creato una statua che non è più una statua della bellezza, ma è Frankenstein, oppure una statua che lo divora. Questa statua, questa opera, questo marchio ingegno, è praticamente la tecnologia che lui ha allestito. Qual è stato il problema? Non tener conto delle conseguenze. Quindi c'è un rapporto fra responsabilità e tecnica, fra responsabilità e dominio. Quanto più noi siamo capaci di fare qualcosa alla terra, che è la nostra madre, e soprattutto il nostro ambiente, la barca dove tutti siamo, appunto insieme, lo faccio a me stesso. È un'etica, direbbe Aristotele, della phronesis, della saggezza pratica. È un'etica, direi io anche a Jonas, della lungimiranza. Noi siamo miopi. Questa generazione bada soltanto a se stessi, dice Jonas 30 anni fa. E poi ce n'è stata un'altra generazione. Questa generazione non pensa alle altre generazioni, di cui fanno parte i figli.
per esempio. La responsabilità, quindi, attenzione, sì, diciamo, modula e declina sotto vari livelli. Facciamo un esempio, facciamo una scala di responsabilità. Partiamo dal basso. Responsabilità nei confronti di me stesso. Quante volte si dice, no? Devi essere responsabile nei confronti di te stesso, per la tua vita, per la tua coscienza, per la tua anima, per la tua salute, per il tuo futuro. Lo dice una mamma al figlio. Per cui questo concetto di responsabilità diventa autoreferenziale. Il figlio sa che, naturalmente, se fa quello che la mamma gli ha proibito, per esempio sporgersi dal balcone, cade dal quarto piano. Quindi lui è responsabile, ma di fronte a chi? Lui pensa di essere responsabile di fronte alla mamma, ma in fondo dietro la mamma c'è la sua vita. La mamma gli indica soltanto che lui è responsabile di fronte alla sua vita. Quello che il bambino vede come eteronomia dell'obbligo è un'autonomia dell'obbligo, cioè riguarda lui. Quindi la prima responsabilità che noi abbiamo è nei confronti di noi stessi. In questo momento sono responsabile di che cosa? Del discorso che sto facendo, del microfono che sto tenendo, ecco. Però attenzione, sono responsabile del mio discorso, mi devo prendere cura del mio discorso per chi? Già qui però la cosa si allarga, anche per voi, che siete venuti gentilmente appunto a sentire me. Io sono deluded, chiaro. Allarghiamo la soglia delle responsabilità. Io. Poi c'è io, tu. Per esempio, bambino, madre. Ma andiamo ancora oltre. Responsabilità familiare. Il padre nei confronti della famiglia. La madre nei confronti della famiglia. Siamo nell'ambito familiare. Allarghiamo ancora? Beh, insomma, purtroppo c'è la responsabilità anche condominiale. Sapete, no? Che ci costa. Esiste una responsabilità e stiamo appunto andando verso livelli in fondo che sono già sociopolitici, di quartiere, di città, di nazione, responsabilità del cittadino. Ma non basta, questa è responsabilità politica, c'è poco da fare, dal piccolo al grande. E poi c'è appunto quello che è l'argomento di oggi, responsabilità di tipo ambientale. Cioè noi oggi non siamo responsabili soltanto del nostro figlio, o della nostra famiglia, o del condominio, o del quartiere, o anche della città, con i nostri comportamenti. Siamo responsabili della terra. Questa è la visione cosmica che ha appunto Jonas, addirittura di quella che lui chiama la biosfera. Qualunque cosa noi facciamo, danneggiamo non soltanto il nostro figlio, ma il figlio di nostro figlio e le generazioni future. Si parla di un'etica appunto, diciamo, della responsabilità planetaria o generazionale. Cerco di fare un altro passo appunto in avanti. L'uomo di Stato deve rispondere delle sue azioni ai suoi elettori. Responsabilità, si parla oggi di legge elettorale, bisogna vedere quanto. Abbiamo parlato di Grillo, no? Perché sapete che ho scritto questa cosa su Grillo, di cui ho parlato un'altra volta. Abbiamo parlato già di questa cosa, come per esempio Grillo, senza nessun giudizio di valore, vorrebbe il deputato, quello il non onorevole, perché non vuole chiamarlo onorevole, ma vuole chiamarlo delegato o dipendente, addirittura gli onorevoli sono dipendenti, non onorevoli. Lo vorrebbe tale che fosse appunto responsabile solo per 2 anni, mandato di 2 anni, delle sue azioni rispetto all'elettore, e che non si prendesse il mandato e lo rinnovasse per esempio oltre 2 anni, che non considerasse quel voto come ormai sua proprietà e di cui lui può abusare come vuole. La delega del votante non è una delega a lungo termine, è una delega a scadenza. Ecco, questa è una forma di responsabilità politica, per esempio declinata politicamente. Responsabilità del deputato, dell'eletto rispetto all'elettore. Il deputato, l'eletto deve rispondere all'elettore. Ma, come dice giustamente, insomma, e lo cito soltanto questa volta, Beppe Grillo, da questo punto di vista ha ragione, lui non sopporta l'elettore che non si senta responsabile dell'eletto. In Italia questo accade, no? Croce e poi fai tu. Pensaci tu, come Mastro Aurelio. Pensaci tu. Ecco, questo secondo me è irresponsabile. Quindi è come dire, il deputato deve avere l'elettore alle costole. Qualcuno ha detto, come faccio a stare 2 anni con gli elettori che continuano magari a telefonarmi, le mail, la cosa,
e poi magari arrivano le calunnie, eccetera. Lasciando in pace almeno quei 2 anni di delega. E questo è un altro discorso. Il deputato va lasciato in pace a lavorare in silenzio, stiamo lavorando per voi, oppure deve essere minuto per minuto responsabile di tutti i voti dei cittadini? Questo è un discorso, una domanda che faccio anche a me stesso, perché è chiaro che se tu logori l'onorevole che è stato appunto eletto giorno per giorno, a questo punto io mi dimetterei, vorrei almeno pensarci un pochino senza continuamente, come nelle assemblee condominiali oppure nelle assemblee di partito, avere a che fare con quelli che mi hanno eletto. Sono due scuole di pensiero che si possono comunque conciliare. Ecco un'altra forma di responsabilità, quella politica dell'eletto nei confronti del suo appunto elettore. Un altro esempio di irresponsabilità, per esempio, cito, Jonas non lo dice, ma potremmo usare questo esempio per capire quello che lui dice. La irresponsabilità fiscale. Perché se io dico, appunto, non voglio poi toccare questo argomento che è troppo, troppo lungo, si dice che l'evasore fiscale è un irresponsabile. Ci sono evasori fiscali che considerano invece lo Stato irresponsabile. Se io praticamente non evadessi queste tasse, io dovrei licenziare i miei operai. Classico. Siamo in mezzo a questa situazione di una specie di gara a chi è più irresponsabile, se il cittadino è lo Stato, ma c'è qualcuno che dice ancora lo Stato siamo noi, e quindi tu avrai uno Stato responsabile di te se tu sarai responsabile dello Stato. Non basta votare. C'è una mia amica che appunto parla, avvocatessa, che appunto parla del dramma della delega. Cioè la delega da parte del cittadino all'onorevole è qualcosa che deve essere limitata e a condizione. Io ti delego, ma a condizione. Non mi sfuggirai. Ti ho dato questo pacco, questa scatola di gioielli, ma non mi sfuggi. Non mi sfuggi perché io so dove sei, so dove abiti. Ti vengo a trovare. Ecco, quindi la delega, come alla delega agli italiani invece, è una delega senza controllo. Senza controllo, ma questo è un discorso strettamente appunto politico. Veniamo al confronto fra i due criteri. A questo punto possiamo chiedere un po' anche a voi, se per esempio per voi alla base dell'etica moderna, che tiene conto dei progressi e delle devastazioni della tecnologia possibile, c'è più la responsabilità o c'è più la speranza? E qui abbiamo la grande differenza fra un'opera del 1979, principio di responsabilità, e un'opera del 1959, esattamente 20 anni prima, che è quella di Ernest Bloch, il principio di speranza. Allora, occorre vedere, qui ho anche un mio amico in aula che parla, insomma, ha studiato la distopia, ecco, utopia e distopia, occorre vedere se l'utopia ci serve ancora o non ci serve. Secondo il realista, e devo dire anche un po' weberiano, ecco, Jonas, secondo il realista Jonas, l'utopia non ci serve. Non ci serve sognare. Non solo non ci serve sognare, soprattutto politicamente, ma il sogno, poi i sogni hanno caratterizzato anche i nostri ultimi 20 anni, eccetera. Comunque, non solo non ci serve sognare, ma il sogno si ritorce su noi sotto forma di incubo certe volte. Esatto. Perché è un sogno che ci fa attendere, sempre attendere, sempre attendere, non preoccuparti, aspetta e vedrai. Un po' di pazienza, aspetta e vedrai, una vita di pazienza. Ecco, allora occorre vedere se quello che dice Jonas contro l'utopia in politica è vero o non è vero, o se non è vero che anche in politica, come nella società o come nell'etica in genere, sognare è lecito. Anzi, almeno immagino di essere da qualche altra parte, e questo qualche altra parte è, per dirla con Canto, un ideale regolativo del mio andare. Io non so ancora dove voglio andare, ma ve lo posso immaginare, e mi impedisce addirittura di immaginare dove voglio andare, visto che non so ancora dove voglio andare, sembra Totò alla piazza del Monte. Per cui, secondo Bloch, l'immaginazione, il desiderio è fondamentale,
anche il bambino, direbbe Bloch, non sa dove andare, non vuole andare, mamma, vado, dove andare? Non lo so, ma a questo punto fammi andare da qualche parte. Questo potrebbe essere una difesa di Bloch del principio dell'utopia, del non luogo. Jonas dice, quando i marxisti utopisti, o anche appunto Bloch, pensano a un mondo immaginario, a un mondo, il mondo della speranza realizzata, non dicono più niente, è un soggetto vuoto. Non ci dicono qualcosa su questo mondo. Come sarà il mondo senza lavoro o obbligatorio? Nel principio speranza c'è anche questo, è un mondo di optium, di libertà dal lavoro. Come sarà un mondo senza conflitto di classe? Come sarà un mondo senza ricchi e poveri, senza appunto conflitti? Allora dice Jonas, Bloch non ce lo spiega, come tutti gli utopisti, non ci dicono che cosa, e chi ce lo spiega? Gli scrittori, i narratori, ce lo spiega Huxley nel Mondo Nuovo, ce lo spiega Orwell, ce lo spiegano i narratori con le non utopie e le distopie, cioè ce lo spiegano al negativo, come potrebbe essere un mondo, ma quasi sempre quando si spiega io parlo del Novecento e non delle utopie rinascimentali e 500-600, ma quando oggi o nel Novecento lo scrittore ti ha spiegato il mondo come sarà, molto spesso te lo spiega in negativo. Il grande fratello te lo spiega in negativo, non te lo spiega in positivo. Nessuno ha il coraggio, dice Jonas, di spiegare un mondo futuro come sogno e in positivo, come un soggetto senza attributi, come un nome senza aggettivi, come un vuoto non riempito da nulla, verso cui però bisogna andare, bisogna sperare. Non si dice di che cosa, si dice soltanto che bisogna sperare in qualcosa. Allora, vedete che qui c'è un realismo da parte di Jonas che potrebbe essere condiviso, io naturalmente poi posso anche esprimere la mia opinione su questi due, su questo match che sto installando qui, speranza e responsabilità, Bloch e Jonas, però anche naturalmente la vostra, il vostro parere interessa. Bloch usa la bellissima espressione dell'etica del non ancora. L'etica del non ancora, che è il contrario dell'etica dell'ic et nunc e anche del carpe diem. L'etica del non ancora vuol dire che, guarda, voi avete delle potenzialità che non sono state ancora sviluppate. Non è proprio come in Aristotele, la ghianda, il seme, il frutto, il fiore, l'albero. Non è questo, perché, e qui Jonas critica Bloch, almeno dice Bloch avesse detto come Aristotele che appunto in noi c'è una potenzialità che si deve attualizzare. In noi c'è il seme che deve attualizzarsi, che deve crescere, che deve fiorire. Se non appunto lasciamo fiorire questo seme siamo falliti. Almeno avesse detto questo. No, Bloch critica Jonas. E anche anti-aristotelico nel dire no, in noi non c'è nessuna potenzialità definita, anche le potenzialità, udite, anche le potenzialità sono da formare. Via. Cioè io potenzialmente non sono ancora quello che sarò potenzialmente. Qui il futuro diventa ipostatizzato, il futuro è la nostra dimensione. Ecco perché Bloch ha praticamente scatenato grandi entusiasmi. Anche negli anni 60, 70, eccetera, perché praticamente parla di un futuro indeterminato come vasto campo di libertà da attraversare indipendentemente da come lo attraversa. Quindi senza, e in questo caso avrebbe addirittura, avete già capito, messo in d'accordo in qualche modo destra e sinistra. Perché se io non so dove andare nel campo della speranza, ci posso riempire questo campo di tutti i contenuti possibili. Quindi è molto, molto generico. Jonas, dal punto di vista invece, Bloch è generico, però ricordiamo sempre che Bloch è un marxista, un marxiano, si può dire. E quindi cerca di innestare questo principio speranza addirittura sul materialismo storico. Ma Jonas questo non lo mette tanto in evidenza. Ancora alcune cose e poi mi fermo. Abbiamo parlato dei rischi della tecnica, ecco, la mia conferenza dovrebbe essere di etica ambientale. Jonas perché dice che dobbiamo avere cura della terra? Beh, elenca i soliti rischi.
I rischi più violenti sono di solito quelli chimici, per esempio della chimica selvaggia applicata contro i campi, oppure quelli genetici, sappiamo, quelli nucleari. Nel momento in cui Jonas scriveva c'era ancora un po' di residui di guerra fredda. Oggi sembra che il rischio nucleare non ci sia più, però appunto come sapete l'ultimo episodio non è tanto del Giappone. Anche lì c'è responsabilità, cioè tu fai la fabbrica, tieni conto di tutte le conseguenze. Se al 100% non mi garantisce le conseguenze di quello che fai, per esempio la centrale nucleare, non va bene. L'effetto serra, naturalmente lui parla dell'effetto serra, del surriscaldamento della terra, e politicamente parla di quello di cui si è parlato tanto in questi anni, di un popolo, di popoli che sono un quinto della terra, che consumano appunto molte volte più di quanto consumano gli altri quattro quinti della terra. Stiamo parlando del popolo statunitense, e appunto per esempio, e quindi se il consumo, questa differenza tra chi consuma tanto e chi consuma poco, i paesi poveri, potrebbe essere superata, dice Bloch, purtroppo in due modi, appunto, con la rivoluzione, quindi con la rivoluzione di questi popoli del terzo mondo, o col terrorismo. In questo caso Jonas era stato abbastanza profeta, perché forse, non mi ricordo, negli anni 70-80 non c'erano ancora questi fenomeni praticamente di terrorismo quasi sistematico, che può essere legato, secondo lui, appunto al fenomeno della differenza di consumi e di povertà e di ricchezza fra mondo industrializzato e terzo mondo. Allora, Jonas quindi è contro l'utopia. Jonas dice: noi dobbiamo prenderci cura del futuro come del nostro bambino. Una parola. Prendersi cura del futuro, ma non il nostro futuro. Quello che mi piace in Jonas, devo dirlo, è una filosofia anti-egoistica, anti-individualistica. Per lui l'individuo non si salva senza comunità. Questo forse lo sapeva anche Bloch, ma se voi ci pensate, il principio della speranza è un concetto più individuale rispetto alla responsabilità. Cioè nel senso, anche responsabilità è individuale, cioè nel senso che è un concetto meno comunitario rispetto alla responsabilità. Infatti si parla di responsabilità civile, giuridica, politica, ma è difficile parlare di speranza civile, di speranza giuridica, forse speranza politica, sì, speranza politica, ma se la politica vivesse di speranze, beh, saremmo appunto rovinati. Soltanto speranza, la rivoluzione vive di speranza, senza naturalmente che Jonas faccia un elogio della rivoluzione. Lui dice soltanto, cioè prospetta soltanto come stanno le cose. Poi una cosa curiosa che io non ho trovato in nessun altro filosofo: lui dà praticamente peso, importanza e valore, pensate, alla paura, che sembra il contrario della speranza. Lui dice: la paura è importante, non perché ci fa del bene la paura, perché la paura è una campanella, un allarme, che se tu non percepisci, fai un po' come quando non riesci a percepire un dolore per una malattia che ti impedisce di percepire il dolore, e intanto la malattia avanza. La stessa cosa per quanto riguarda la percezione della paura. Lui dice: no, tutta la pedagogia antipaura è una pedagogia nichilistica, perché la paura serve, come serve al bambino? Serve al bambino la paura come allarme, non come paura coatta. Questa è una cosa strana che gli dice, non so se Freud sarebbe d'accordo, ma la paura come serve al bambino? Serve al cittadino, ma non nel senso di terrorizzarlo negli stati dittatoriali, ma nel senso di prospettargli quello che può avvenire se fa determinate cose. Una pedagogia della non paura, come forse è certa psichiatria e psicologia degli anni 70 e poi 80, forse potrebbe essere controproducente. E lui a un certo punto dice: rivalutiamo le nostre paure. Ma lo dicono anche alcuni psicologi, non avere paura delle paure. Tu hai paura delle paure, evitando la paura fai ancora più danno. Ma la paura, avete capito, che è collegata alla responsabilità. Io posso essere responsabile, ricordiamo, dello scrigno di gioielli che tu mi dai, ma ci devo mettere in conto la paura di perderlo, no? E quella non è paura, la paura di perderlo. Quanto più responsabilità, tanto più paura.
Naturalmente questo è un concetto strano, perché non si trova in un filosofo, però dal punto di vista logico credo che sia appunto impeccabile. Se tu sei responsabile, sei responsabile, ti senti responsabile, vuol dire che non hai paura, che accetti le tue paure. Si dice anche nel linguaggio della psicologia criminale che certi delinquenti, mi confermerà qualcuno, non hanno la percezione né della paura né degli effetti di quello che loro fanno. E quindi si sentono appunto liberati rispetto, anzi, devo dire, magari se hanno la percezione della paura, la vedono come oggetto di sfida. Io ho paura, benissimo, e quindi me la tengo e sfido la paura. La paura non andrebbe sfidata, la paura andrebbe governata, naturalmente, in nome della responsabilità. Questa è la porta tra paura e responsabilità. Utopia e immodesta, una bellissima espressione di Jonas a proposito delle utopie, dice immodestia dell'utopia. Ogni utopista è una persona leggermente superba. Lo dice Jonas, eh? Ogni utopista, ogni sognatore, Hitler forse, qualcuno dice che fosse un sognatore, comunque anche Stalin potrebbe essere un sognatore, ma qui tocco un terreno che sconto. Ogni sognatore, non tutti, cioè Gandhi forse non so se era un sognatore, per me Gandhi aveva i piedi per terra, comunque, ogni sognatore, ogni utopista è immodesto. Intanto perché il modello di Stato, cioè di Stato, di vita che lui appunto propone, di solito può essere anche non condiviso dagli altri e lui lo impone se ha il potere. Poniamo che io abbia un sogno, sono senza potere, non faccio male a nessuno. Poniamo che io abbia un sogno, acquisto il potere economico, sapevo qualcosa in Italia, sociale, politico, informatico, faccio male, posso fare del male, perché impongo questo sogno. Italia per 20 anni, impongo questo sogno dal punto di vista mass mediatico, per esempio, e il sogno è mio, non facevi nessun danno se il sogno, liberi di sognare. Però attenzione, se tu applichi il sogno a qualcosa di importante come la politica, come lo Stato, come la società, sogna per te. Ecco perché allora forse Jonas dice il sognatore in politica, diciamo l'utopista, è un immodesto. Ha un alto concetto di sé e la miscela esplosiva è speranza potere, perché la speranza dovrebbe essere esclusa dal potere. Una volta che tu sei nel potere, piedi per terra e ti rendi conto che hai a che fare con tanti cittadini che possono pensare in maniera diversa da te e che possono sognare in maniera diversa da te. Lo stato ideale sarebbe uno stato in cui i vostri sogni, tutti i vostri sogni sono realizzati, ma sono sogni diversi dai miei, che ho il mio sogno. Naturalmente l'ambasciatore non porta pena, io dico e cerco di interpretare a mio modo quello che dice. Pietro, sto per finire, perché così sentiamo qualcuno, dimmi quanti minuti posso avere ancora. Sul concetto di storia, dico una parolaccia, insomma, escatologia secolarizzata, la parolaccia la usa Jonas. Allora, pensiamo alla storia. Allora, escatologico vuol dire ciò che punta verso l'escaton, verso la fine, la morte, la soluzione finale. Ogni utopia è in qualche modo escatologica, secondo Jonas, perché l'utopia comunque porta alla fine della storia. Ci sarà un giorno in cui finalmente la pace sarà realizzata, in cui finalmente la società sarà senza classi, in cui finalmente la delinquenza sarà sconfitta. Ci sarà un giorno, verrà quel giorno. E poi, il problema che si è imputato a Hegel, tu hai detto che a un certo punto la storia finisce, fraintendendolo Hegel, che la storia a un certo punto è arrivata alla sua autocoscienza e poi non va più avanti la storia. Allora, dice appunto Jonas, la storia non è mica fatta così. Noi pensiamo che la storia abbia dei fini, anche Kant, no? La storia non ha nessun fine, al massimo procede a cicli, come gli imperi, come nel tramonto dell'Occidente di Spengler. Qual era il fine dell'impero egiziano? È morto ed è finito, dopo tanti, basta, è finito quel ciclo ed è iniziato un altro. Qual è il senso della storia? Se noi appunto usiamo la storia, vediamo la storia come una retta cristianamente che va verso l'escaton,
la soluzione finale, il giudizio universale, verso la fine. Possibile che nella modernità possiamo ancora credere che stiamo andando verso qualcosa, senza che noi facciamo nulla per andare verso quella cosa, per esempio, che quella cosa si verificherà comunque a prescindere dalla nostra prassi? Questo discorso è abbastanza culturalista, la storia dipende anche da noi, forse una parte no, come diceva Machiavelli, il 50% della vita dell'uomo è fatto di fortuna, il 50% di virtù, siamo 50-50, 50-50 secondo Machiavelli, però per quanto riguarda la storia non so quanto contiamo noi e quanto conta la natura, che come dice Jonas resiste a molti attacchi, anche la Terra resiste a molti attacchi. Sapete la differenza che passa tra la scuola di pensiero che l'effetto serra oppure il riscaldamento, il raffreddamento della Terra dipendono da noi, e gli altri che dice ma qual è da noi? La Terra ha la sua vita, la Terra è molto più grande di noi, è molto più forte di noi, la Terra sa rimarginare le proprie ferite. Siamo proprio convinti che la Terra è più forte di noi, o arriverà un punto in cui effettivamente questa forza non sarà più veramente forte, la Terra non ce la farà più, almeno settorialmente, non che esploda il pianeta Terra. Allora ecco perché dice appunto Jonas, la storia non ha una fine e non ha neanche un fine. Cari ottimisti della storia, rassegnatevi, ogni volta bisogna intervenire a gamba tesa, forse a volte in armonia con quello che accade, ma in armonia con un progetto che noi abbiamo, e quel progetto che l'umanità deve avere ha un solo comandamento. Non ne servono 10. Il primo comandamento e ultimo comandamento è: agisci in modo tale, parafrasando Kant, che la massima della tua, il criterio che ispira la tua, praticamente, la tua azione è semplicemente la vita dell'universo. Sembra una cosa demagogica, populista, sembra una cosa troppo semplice, troppo ovvia. La sopravvivenza dell'universo diventa criterio etico. Non è la felicità, Giustamente Jonas dice, ma la felicità mica è una cosa che si può programmare, mica è una cosa che si può... Ecco, gli utopisti sfondano il limite che dovrebbe essere loro lecito, quello per esempio della sopravvivenza, e vanno sulla felicità. Un giorno saremo tutti felici. È un po' come se lo Stato, infatti negli stati totalitari, dice Jonas, questa sciocchezza viene presa sul serio. Sarete più felici. L'Italia un giorno sarà più felice, cioè usano questa cosa, non magari pagherà meno tasse, ma sarà più felice. Quindi si usa un concetto che in questo caso è veramente privato. Al massimo dal punto di vista della comunità si può essere sereni, ma la felicità è meglio lasciarla da parte, un po' come la speranza, no? Sono concetti abbastanza che hanno a che fare solo con noi stessi, insomma, è molto ambigui. È molto scivoloso, no? C'è un bellissimo verso di Montale che diceva: felicità per te si corre sul filo di lama, per te felicità si corre sul filo di lama, e ti puoi anche tagliare, perché tu probabilmente potresti precipitare. Quando noi diciamo sono felice, è meglio non dircelo a volte, no? lasciamo stare, c'è, cioè, l'autocoscienza della felicità. Leopardi lo sapeva, l'autocoscienza della felicità uccide a volte la possibilità dell'amore. È meglio non sapere, insomma, se tu non sai essere felice, come fai a essere felice di essere felice? Ecco, la felicità non è appunto, la felicità è autoreferenziale, c'è poco da fare, non si deve specchiare da nessuna parte. Sono felice, guarda, adesso ti faccio vedere come sono felice. Così mi rispecchio in te e dico, allora sono veramente felice, se tu hai capito che io sono felice. Ecco, uno è come il narciso felice che si guarda allo specchio e dice, ma chi è questo cretino? È lui che è felice. Ecco. Quindi andiamo verso. Quindi lo scopo non è l'inseguimento dei valori o la trasmutazione, come diceva Nietzsche, che io conosco molto bene. Ecco, lo scopo è la vita come scopo. Sembra banale, lo so, sembra molto banale, tutto questo bel discorso complesso e articolato, tutto sembra qua. Molto banale, tutto qua, Jonas, tutto questo ci volevi dire, che la vita è scopo a se stessa. Lui dice, ma partiamo da questo. Da questa banalità, da questa tautologia, la vita vale la pena di essere vissuta, e vediamo se i nostri comportamenti stanno seguendo questo criterio, ma non a livello individuale, chiaro che ciascuno segue il proprio piacere, ma a livello cosmico. Allora è un pochino più difficile, stiamo facendo qualcosa.
per garantire che il primo comandamento sia agisci, come se la massima dell'attuazione sia la sopravvivenza dell'uomo, dei figli e delle generazioni future. È troppo banale dire che la generazione futura dovrebbe essere il punto di riferimento della nostra prassi cosmica universale. Qua sembra che anche Jonas forse sia un utopista, no? Però dal punto di vista invece del concetto di rispondere delle proprie azioni in vista non di quello che mi accade adesso, ma quello che accadrà fra mille anni, beh, questo è un... non credo che sia utopia. Noi siamo responsabili del futuro, il presente è nostro, ma al futuro noi non pensiamo. Se ci pensiamo, pensiamo al nostro futuro, pensiamo al nostro patrimonio, pensiamo al nostro cortile, pensiamo a... naturalmente a tutto quello che ci può capitare, ma difficilmente, dico soprattutto in Italia, io sono tedesco, soprattutto in Italia, non pensiamo, non dico in grande, ma non pensiamo in lungo, non pensiamo praticamente a distanza da lì che lì. Dice due concetti filosofici semplici, Jonas dice ci vuole un sì ontologico all'esistenza. Questo è un po' diciamo alla Nietzsche, no? Un sì all'esistenza, perché non sembra, noi diciamo sì ma poi sostanzialmente facciamo delle cose che sono contro il bios addirittura, contro la vita. Un sì ontologico è appunto la vita, e non come speranza. Il sì non è la speranza del sì, ma è la certezza acquisita, costruita e sofferta di un sì al presente, assolutamente presente, altrimenti non c'è futuro. E seconda considerazione, leggermente più difficile, è quella che riguarda, ecco, due parolacce della filosofia: necessità e libertà. Allora, gli utopisti, molto spesso, dice Jonas, hanno un concetto della libertà disincarnata e non disincantata. Cosa vuol dire? È una libertà che non tiene conto della storia. Per esempio mia, io ho un sogno, ho un ideale dell'io che non tiene conto manco di me, quindi già io e il mio ideale dell'io potremmo essere diversi. Io potrei pensare che Roberto Caracci sia qualcosa che è svincolato da Roberto Caracci reale, oppure noi come umanità potremmo avere un ideale dell'io, come diceva Nietzsche, superbo. Per esempio pensare che la natura abbia avuto come fine noi. Presunzione antropologica massima, come se lo scopo della creazione fossimo noi, no? E già Spinoza aveva smascherato questo, e dice ancora di più. Allora, dice Jonas, utopisti, e qui forse con qualche approssimazione, come Marx, o, azzeccando alcune cose, come Bloch, nel principio appunto speranza, parlano di una libertà rispetto alla storia assolutamente astratta, come nel liberi di sognare dentro un carcere. E cito ancora Montale, una poesia più bella di Montale, forse la ricorderete, Il sogno del prigioniero, che è una poesia eccezionale in cui il prigioniero evade dalla sua prigione, dormendo ovviamente. Evade, anzi immaginando, non dormendo, mentre sta schiacciando gli scarafaggi contro la cella, le pareti della sua cella, il sogno del prigioniero parte da quelle fettine di azzurro che lui vede attraverso le sbarre della cella. Da lì parte ed esce. Ma non esce col corpo, esce con qualcosa di sé. Quello è il sogno del prigioniero. Ecco, quelli che vivono ancora questa utopia della libertà disincarnata e non disincantata, si comportano come il sogno del prigioniero, come il prigioniero che sogna. Liberi di sognare. Pare che almeno ai prigionieri bisogna dare questa possibilità di immaginare, ma non liberi di sovrapporre la tua immaginazione ad un mondo che non è immaginario, che invece è concreto e appunto reale. Cioè si pensa che una vera libertà debba essere svincolata dalla necessità. È un po' come dire, per me che sono insomma interprete un po' di sogni, mi piace interpretare i sogni, è un po' come dire che praticamente il tuo sogno prescinde dal tuo corpo. Ma il sogno è il sogno di un corpo sognante.
è il tuo fegato che sta sognando, è la tua mente, il tuo cuore che sta sognando. Se sogni praticamente, non so, di restare chiuso in ascensore e non riuscire a uscire, c'è un incubo, sono i tuoi polmoni che stanno sognando. Gli asmatici fanno certi sogni, ecco, tanto per dire. Per cui l'immaginario libera, è vero che l'immaginario libera, ma nella politica, nelle cose reali, nelle cose concrete, l'immaginario non deve tener conto, cioè deve tener conto di almeno di ciò da cui sei libero. Da uno stato, per esempio, totalitario. Se tu sogni di essere libero da uno stato totalitario, tieni conto della necessità. Ma se tu cominci a proporti dei modelli, come nel principio Speranza, che tra l'altro io vi esorto a leggere, cioè se non vedete che è un capolavoro, è molto molto lungo, neanch'io l'ho ancora finito, pensate al libro della vita, come La ricerca del tempo perduto di Proust, sono quei volumi che uno deve tenere lì, il principio Speranza, che è ancora più forse leggibile, no? Malgrado questo sognare, no? del principio di responsabilità. Ecco, non mi ricordo che stavo dicendo, comunque stavo per andare, stavo per... Il titolo del libro, questo? No, il titolo del libro, cioè, il libro che vi consiglio è Il principio di speranza, sto parlando di altro. E quindi, allora, finiamo con questa nota. E questa è una nota mia. Allora, responsabilità, torniamo a noi. Responsabilità vuol dire essere responsabili rispetto a qualcosa. Per Jonas vuol dire essere responsabili rispetto a tutto. Responsabilità cosmica. Non è inteso nel senso kantiano pesante. Per esempio, delle responsabilità esclusivamente giuridica. Una cosa che non ho detto, che oggi responsabilità è un termine usato ancora più che giuridicamente, economicamente. In questa dittatura, come dice il mio amico Fusaro, che è venuto qui, una dittatura del questo monoteismo del mercato. Per cui il mercato ha cambiato colore anche alla parola responsabilità. Si è responsabili come si è in debito. Cosa vuol dire? Che praticamente io sono in debito nei tuoi confronti, e a questo punto tu mi puoi dire: guarda Roberto Caracci, tu sei responsabile, mi devi restituire. Pensate che è un concetto morale che è stato assorbito completamente dal concetto di debito, appunto economico. Posso raccontare un piccolo aneddoto un po' divertente? Allora, io una volta ero in affitto, ma questo vale soltanto per voi e non per chi potrebbe utilizzare questo mio discorso ad altri livelli, però una volta ero in affitto nella mia casa, anzi, diciamo, ancora tuttora sono in affitto. Allora, la padrona di casa mi propone di comprare la casa in cui ero appunto in affitto. Per me aveva chiesto troppo, avevo detto no, mi spiace, tutti questi milioni appunto non ce l'ho, avevo detto, ma guardi che questo è un buon prezzo del mercato, eccetera, eccetera, dico no signora, mi spiace. Dopo 2 anni mi rendo conto di aver fatto una grande sciocchezza. Non riuscivo a pagare appunto l'affitto, a questo punto richiamo questa signora padrona di casa e dico: senta signora, ci ho ripensato, dopo 2 anni ci ho ripensato, dall'altra parte questa qua praticamente mi aggredisce. Come ci ha ripensato? Come ci ha ripensato? Ma non si può fare così. Questa signora, ma io prima non ce l'avevo, adesso ce l'ho, cosa vuole? Lei è un irresponsabile. È la prima volta nella mia vita che qualcuno mi ha tacciato di irresponsabilità. E lì ho capito che cosa vuol dire oggi essere irresponsabili. Non riuscire a pagare. Non riuscire a pagare i debiti. Allora, il concetto di Jonas è più nobile, naturalmente, no? Toglie la responsabilità dal piano economico bancario dei debiti e dei crediti, lo toglie dal piano, non lo toglie dal piano politico e dal piano sociale. Allora, la mia considerazione, e poi sentiamo un attimo voi, è questa. Allora, responsabilità o speranza? In tutti e due i casi, secondo me, c'è una forma di dipendenza. Cioè, se io sono responsabile, dipendo comunque da colui al quale sono responsabile, verso quale sono responsabile. Se io spero, sembra che io sia libero, ma no, invece però dipendo dalla realtà che ignoro. Cioè, io spero oltre questa realtà, ma la realtà la praticamente taglio fuori, il reale, e quindi, come dice Hegel, tutto ciò che tu tagli fuori ti condiziona.
La realtà non ti condiziona soltanto se la affronti, se ci vivi. Se tu ti stacchi, anche la scelta è condizionata dalla realtà che lui ha fatto epoche. Quindi è il problema della necessità e della libertà. Allora, io dico che sono due concetti entrambi validi, che vanno a questo punto sposati. Io propongo un matrimonio fra responsabilità e speranza, quindi fra questi due capolavori di cui ho parlato. Il matrimonio fra responsabilità e speranza però deve essere all'insegna della libertà. Cioè, la responsabilità mi sta bene soltanto se io sono libero di rispondere. E non, citando la Arendt, come appunto l'ebreo nel campo di concentramento che deve rispondere di se stesso e della propria razza all'altro. Allora l'ebreo, considerato responsabile, se risponde a domanda. Risponde a domanda, per cortesia, dicono alcuni, anche in classe io insegno, rispondi a domanda. Quindi allora io dico che la vera responsabilità si nutre, se è una buona responsabilità, di libertà. Posso risponderti come non risponderti, a meno, e ha ragione Jonas, che non si tratti della vita, chiaro? O della libertà di vivere sopra di me. Quindi responsabilità mi sta anche bene, ma quando sono libero di non rispondere. Voi dite, ma ti stai contraddicendo? Vediamo, sono libero di essere irresponsabile rispetto a chi mi ha fatto la domanda sbagliata, rispetto al professore che mi ha fatto la domanda sbagliata. Dice, rispondi di questo, ma è sbagliata la domanda. Rispetto al comandante militare, ecco, nel campo militare si risponde, attenta come rispondi, no? Quindi, seconda cosa, speranza. Come si fa a applicare quel concetto di libertà alla speranza? Siamo veramente liberi di sperare, e qui Jonas ha appunto ragione. Quando noi speriamo, crediamo di essere liberi di sperare. Beh, insomma, io apprezzo troppo la psicanalisi per non vedere anche qui delle motivazioni recondite della speranza. Andiamo a fare una genealogia motivazionale delle nostre speranze. Vediamo se queste nostre speranze non siano state allevate, educate, magari anche malamente educate. Andiamo appunto a vedere se nella speranza non siamo stati liberi. E tornando al sogno, andiamo appunto a vedere se quel sogno era veramente libero quando io l'ho fatto, oppure era il sogno del prigioniero. Io ho sognato la libertà nella cella dell'ergastolo. Io vi ringrazio.